Oggi siamo nella valle di Cecina, nella provincia di Pisa. È un territorio che si estende lungo il fiume Cecina fino a sfiorare nella parte meridionale le province di Siena e Grosseto e per un breve tratto, nella zona centrale, la provincia di Livorno. È una zona ricca di fonti geotermiche che si manifestano sotto forma di soffioni boraciferi. Qui incontriamo gli allevatori del cavallo Monte Rufolino, in realtà un pony, ma solo per dimensioni, perché di fatto, per struttura, carattere e duttilità, dimostra di poter stare alla pari con i cavalli più alti e più grossi di lui. Sono Michele Della Pace, presidente della Associazione Cavalli di Monte Rufoli e Asina Amiatino e allevatore dei cavalli di Monte Rufoli. La mia esperienza del cavallo nasce circa 30 anni fa, dalla passione per il cavallo, dalla voglia di montare a cavallo, di fare trekking, passeggiate e poi mi sono appassionato nel mondo equestre diventando istruttore e diciamo facendo un po' tutto l'iter formativo per insegnare anche a andare a cavallo. In Monte Rufolino mi sono avvicinato conoscendo dei ragazzi qua del paese di Pomarance e avendo saputo che questa razza era in via di estinzione e dovevamo comunque in qualche maniera mantenerla perché comunque sono nostre origini e quindi riuscire a rivalutarla e a riproporla al mondo esterno, a chi non lo conosceva. Il cavallino di Monte Rufoli nasce proprio nella villa di Monte Rufoli, in una tenuta che era dei Conti della Gherardesca e oggi è diciamo, in gestione del demanio della comunità montana qui dell'Alta Val di Cecina. Io sono Maurizio Boldrini, sono il vicepresidente dell'Associazione Cavallino di Monte Rufoli e oramai dal 2008 abbiamo costituito questa associazione e cerchiamo di portare avanti quello che sono la valorizzazione e la promozione di questa razza e insieme anche all'altra associazione che è l'associazione sportiva e gestisce il centro ippico Santa Barbara e cerchiamo da sempre una collaborazione che possa portare questi cavallini ad essere utilizzati come pony italiani in tutte le scuole equestri. Per questo stiamo lavorando con quest'unico obiettivo di l'utilizzo del cavallino di Monte Rufoli nelle scuole di equitazione. Anche essendo un pony è molto facile montarlo perché ha delle andature come un cavallo, nel senso ha un passo, un trotto e un galoppo molto allungato, raccolto, cioè le andature del pony Monte Rufolino sono simili o uguali, pressoché uguali a un cavallo diciamo di alte dimensioni, quindi è facilmente cavalcabile da tutti, noi specialmente con i bambini con la disabilità lo usiamo tanto perché comunque avendo una leva molto che spinge in avanti è propedeutico per l'impostazione, per la postura della persona che lo monta e anche facilmente insomma gestibile ecco, anche da un punto di vista di guida e quant'altro. Il cavallino Monte Rufoli sicuramente si presta per i trekking molto facilmente anche in questi territori. Sono dei cavalli che comunque sanno bene se ci sono dei pericoli, comunque delle situazioni un po' strane nel sentiero, sanno bene dove diciamo, mettere le gambe, quindi sanno bene come portare la persona diciamo, a destinazione. È un cavallo che comunque non ha grosse enfasi, nel senso non è un cavallo molto nevile che può comunque spaventare, ma un cavallino che comunque è molto docile, infatti noi proprio per questo non solo nei trekking ma lo usiamo anche in vari sport equestri, nell'endurance, nel salto ostacolo, negli attacchi e nella disabilità perché comunque è un cavallino che si presta anche nel sociale per questo discorso di ragazzi disabili che ci aiuta a portare avanti delle varie patologie. Il sociale che si trova nel cavallo, diciamo un po' quello che poi racchiude un po' la mia formazione. Io mi sono laureato in scienze dell'educazione come educatore professionale, è sempre stato il cavallo e quello che stavo studiando, il fatto di poterlo mettere insieme e cercare appunto quello che era fuori, era l'ippoterapia. Poi mi sono reso conto, sì, si può fare ippoterapia, però c'è proprio un'importanza di questo animale che da solo diciamo fa terapia e permette a un qualsiasi soggetto, a volte anche un soggetto normodotato che magari ha tante difficoltà però si trova davanti a un animale e si crea un rapporto che poi è quello di fiducia, il rapporto in cui permette alla persona di avere stima di se stessa perché riesce ad accudirlo, perché il cavallo è grande e grosso, un animale
volendo anche imponente, però da solo non fa nulla, quindi ha bisogno sempre di essere accudito, e spesso per tante persone questo avvicinamento, il poter accudire un animale che ha una certa presenza, dà autostima, e quindi è importante questo aspetto proprio di poter accudire l'altro. Il Monterufolino è considerato pony perché non raggiunge l'altezza di 1,50 m, è sotto 1,50 m, quindi si va da 1,32 m, 1,33 m a 1,40 m, 1,42 m oggi. Quindi è un cavallo tozzo, il colore è baio scuro o morello, questa è proprio una caratteristica di razza, non ha evidenti diciamo peli bianchi nelle varie parti del corpo, e è frugale, quindi si mantiene con pochissimo, proprio per la sua natura che è sempre stato allo stato brado, e ha degli stinchi comunque grossi e ben pronunciati, proprio perché si è adattato a questo territorio collinare. Dal punto di vista caratteriale, come la maggior parte delle razze equine, è un cavallo docile, facilmente addestrabile, comunque facilmente avvicinabile anche all'uomo, e anche se lo teniamo anche noi in uno stato semibrado, comunque il cavallo è molto rispettoso dell'uomo, e addirittura magari poi lo possiamo anche vedere quando andiamo nell'allevamento, anche se c'è le fattrici, lo stallone, i puledri, comunque interagiscono sempre con noi. Bravo. Il cavallino di Monterufoli è toscana, è la nostra Val di Cecina, è il cuore, spesso viene definito il cuore caldo della Toscana, appunto per la sua caratteristica morfologica, ma anche per queste realtà come il cavallino di Monterufoli, che sono piccole risorse che abbiamo noi, e che comunque hanno fatto appunto la storia anche di queste zone, perché l'utilizzo appunto da parte dei medici, dei pollaioli, di chi si doveva spostare, sia per come animale appunto da traino, ma anche come animale da soma, che nelle colline nostre, nelle piccole, nei boschi, veniva utilizzato appunto per tirar fuori i tronchi, per fare piccoli spostamenti, e spesso per portare anche da parte dei carbonai sacche di carbone, o magari si portava la farina dal mulino verso le abitazioni. Noi siamo a Pomarance, territorio dell'Alta Val di Cecina, sui confini della provincia, è provincia di Pisa, ma siamo limitrofi alla provincia sia di Siena che di Livorno. E questa parte qua attraversa, è una zona collinare, e è molto importante anche per quanto riguarda la geotermia. Abbiamo dei vapori naturali che vengono poi imprigionati e trasformati in energia. Nel Cavallino di Monterufoli troviamo molto del nostro territorio anche ad oggi, nonostante comunque l'evoluzione del cavallo in questi 100 anni è andata avanti, per renderlo anche, come si è detto prima, un cavallo sportivo. Però sono rimaste le caratteristiche originali, cioè le caratteristiche che il territorio impone a un determinato animale o a una determinata pianta e quant'altro. Perché questo? Perché il Cavallino di Monterufoli oggi rispetta un po' le caratteristiche di un tempo e del territorio, perché ha sempre la morfologia adatta a questo territorio. È un cavallo corto, è un cavallo con un grosso torace, un collo corto, un cavallo da traino leggero, perché qua i lavori dovevano essere fatti in collina, quindi non ci doveva essere un cavallone enorme, ma un cavallo piccolino, però robusto e frugale, che si poteva anche autogestire nel mangiare e quant'altro. E quindi è anche una cosa molto importante, è lo zoccolo. Noi abbiamo un'unghia dura e nera perché qua, come vedete alle spalle, c'è la riserva di Monterufoli, avevamo delle miniere di lignite, di materiali che comunque lo zoccolo del cavallo a contatto con questi materiali ferrosi e tutto era pericoloso, e quindi il Monterufolino si è adattato trasformando l'unghia in un'unghia forte e robusta per proprio vivere in questo territorio. Sicuramente è il nostro, fra virgolette, motivo di vita. Noi siamo in questo territorio che non è un territorio fruibile e facilmente raggiungibile, proprio perché attraverso le stampe, attraverso le rassegne stampa di una volta, attraverso tutte le foto che a volte anche i nostri amici ci riportano, dei nonni, dei bisnonni, vediamo sì, piuttosto l'asino attaccato, ma
qua era proprio il Monterufolino che faceva da tutto, cioè nel senso poteva fare il lavoro, poteva accompagnare la signora al mercato a fare lo scambio di merci, quindi era proprio il mezzo di trasporto e l'amico di tutti i giorni. Non solo cavalli in questa natura selvaggia, ideale anche per l'allevamento della razza ovina pomarancina, discende dalla pecora della razza appenninica, di cui ancora conserva i tratti morfologici. Andiamo! Sono Ivana Forabosco, sono originaria di Udine, in Friuli, e sono qui dal 1980. Dal 2004-2005 allevo la razza pomarancina. Siamo nel centro della zona geotermica e ho deciso di iniziare questo allevamento perché è una razza autoctona. È praticamente la razza delle persone anziane di un tempo che nei loro poderi tutti avevano questo tipo di animali, tenevano 4-5 pecore per avere l'agnello per casa. E poi piano piano è andato a perdersi perché i contadini sono diminuiti, la gente è andata a lavorare nelle città e allora nel 2004 noi abbiamo deciso come allevatori di fare un'associazione per riprendere questa razza e reinserirla nel territorio. La particolarità di questo allevamento, che per me è una cosa importantissima, è che non è un allevamento intensivo. È un allevamento semibrado, quindi che contrasta con l'allevamento intensivo. Gli animali vengono tenuti nello stato più libero e più naturale possibile, mangiano solo esclusivamente l'erba e i foraggi da me prodotti, mangiano solo cereali semplici, non mangiano nessun tipo di mangime e sono libere, sono animali liberi. Gli agnelli crescono insieme alla mamma, prendono il latte dalla mamma, mangiano l'erba dei pascoli, non vengono tenuti dentro, quindi anche le carni sono squisite, sono ottime, sono tenere e hanno un sapore molto, molto delicato e non acuto come certi tipi di animali che magari vengono tenuti dentro nelle stalle o in allevamenti intensivi. Secondo me, per quanto riguarda l'allevamento di qualsiasi tipo, è importantissimo riuscire a fare stare bene gli animali. Il benessere animale per me è la cosa principale. Io ho passione ai miei animali e li tengo nel miglior modo possibile. L'importanza di mantenere razze, diciamo, in via di estinzione, che in Italia ce ne sono diverse, è proprio tenere in equilibrio la biodiversità, quindi avere nel suo territorio tutto un ecosistema e un sistema idoneo a farlo comunque andare avanti, non a fermarlo ma a andare avanti a produrre. Quindi il cavallo è importante nell'ambiente per discorso di sia un discorso, diciamo, naturalistico ma anche un discorso culturale e turistico, perché ogni territorio ha una tradizione, quindi la specifica del territorio attrae anche un turismo che è specifico, il turismo slow, il turismo che comunque ha contatto con la natura, oppure il turismo culturale, quindi tutto quel turismo che va in un determinato luogo perché sa che ci sono determinate caratteristiche sia ambientali ma anche dal punto di vista della flora e della fauna. Il cavallo che si adatta nei secoli alla natura in cui vive, che aiuta l'uomo nel lavoro quotidiano, che vivendo allo stato brado concorre alla salvaguardia del territorio, ma anche il cavallo ideale per i bambini e per l'ippoterapia. Il cavallo Monterufolino è tutto questo, un pony che va ben oltre le sue dimensioni al servizio anche del sociale.